Buonasera Londra, qualsiasi libro di nutrizione universitario, ma non solo, divide i carboidrati in semplici, gli zuccheri e complessi, gli amidi. Potremmo dire, a seconda di questa suddivisione, che esistono carboidrati cattivi e carboidrati buoni. Purtroppo no. Scopriamo perché. Innanzitutto dobbiamo ricordare che tutti i carboidrati sono zuccheri. L'amido è un polimero di glucosio, ovvero sono tanti pacchetti di glucosio uniti assieme. Quando noi mangiamo della pasta o del pane o del riso, il nostro organismo non fa altro che scindere questi pacchetti di glucosio e assorbire la sua molecola base. L'organismo può fare entrare al suo interno soltanto monosaccaridi, glucosio, fruttosio, galattosio, ovvero gli zuccheri più semplici. Arrivati a questo punto, qualcuno potrebbe affermare: sì, ma i carboidrati complessi fanno meglio perché impiegando tanto tempo non alterano di molto la glicemia. Ma purtroppo non è vero, perché se andiamo a vedere sia l'indice che il carico glicemico, ci rendiamo conto che alcuni carboidrati complessi, come il pane bianco, le gallette di riso, hanno un carico e un indice glicemico maggiore di alcuni alimenti che contengono zuccheri semplici, come la frutta. Inoltre, il fruttosio ha un indice glicemico molto molto basso e lo zucchero da cucina, il saccarosio, è formato da glucosio più fruttosio e quindi ha un indice glicemico medio-alto, ma non altissimo. A determinare così se un carboidrato lo possiamo considerare buono o cattivo è tutto quello che ci sta attorno. Per le sue calorie, quante fibre contiene, quanti nutrienti apporta? La frutta sono alimenti positivi perché anche se contengono soltanto zuccheri semplici sono ricchi di nutrienti, sono ricche di fibre alimentari e quindi hanno un risvolto metabolico positivo sulla nostra salute. Al contrario, il pane bianco è povero di nutrienti ed ha tantissime calorie per 100 grammi. Quindi un alimento lo dobbiamo giudicare per il suo potere saziante, per le calorie che apporta in rapporto ai nutrienti che contiene. Infine, ricordatevi che la nostra glicemia conta sul valore complessivo nelle 24 ore, non che cosa succede immediatamente dopo un pasto. Nei soggetti sani che mangiano alimenti ad alto carico glicemico, la glicemia velocemente ha un picco perché ritorna ai valori basali. Quando invece ci sono dei problemi, la glicemia non ha questo picco e rimane elevata per più di 2 ore. È quindi la somma degli zuccheri che abbiamo nel sangue nel corso della giornata che determinerà se ci sono effetti negativi o positivi. Basarsi soltanto sulla velocità con cui gli zuccheri entrano nel sangue non è un valore indicativo di una sana alimentazione, ma è molto meglio basarsi sul quantitativo di carboidrati in rapporto al nostro fabbisogno e l'assunzione dei nutrienti in concomitanza con le calorie e gli zuccheri che apportiamo. Molto spesso i carboidrati cattivi sono semplicemente quelli che hanno troppi grassi o zuccheri semplici aggiunti e in rapporto a tutte le calorie che hanno non hanno abbastanza nutrienti. Buona sana alimentazione e noi ci vediamo con un prossimo video.